Amici di canalegaccia.tv, siamo all'interno dello stand della Mare in Mano. Sono con Gianfranco, devo guardare a volte il cartellino perché Gianfranco, Giancarlo, hai visto? Siete diventati un'istituzione, caro mio, perché Mare in Mano ha iniziato con la produzione di roba strepitosa in pelle, poi piano piano c'è stata un'evoluzione della vostra azienda, siete diventati distributori e fammetelo dire, che distributori! Due colossi di solidità e professionalità tra te e tuo fratello, perché prima Garmin, poi tanti altri marchi hanno incominciato a far parte della grande famiglia di Mare in Mano. Bel salto, caro mio. Sì, diciamo che abbiamo iniziato con calma ad entrare in questo mercato, abbiamo iniziato come produttori di accessori in pelle e poi comunque ecco, abbiamo, come si dice, abbiamo trovato gusto e siamo diventati anche distributori di marchi importanti. Step by step, perché i marchi li andate a trovare, li corteggiate delle volte, come è successo con Garmin, che è un top seller di settore, cioè tutti conoscono questa azienda. Non era facile averla, vuol dire che vi hanno fatto lo screening prima di poter andare a distribuire, no, in un settore poi delicato come è quello della caccia. Sì, non c'è dubbio che abbiamo lavorato molto per acquisire il marchio Garmin, non è un'azienda, non è una piccola azienda, di conseguenza è vero che eseguono un vero e proprio screening sul potenziale distributore. Racconta davanti alle telecamere quanto tempo ci avete messo per convincere. Circa un anno e mezzo di lavoro, ma poi ecco, finalmente ci siamo riusciti e questo ci ha permesso poi, essendo un marchio importante, di avvicinare altre aziende comunque importanti di questo settore. Beh, una di queste è Sidemark, anche quella, io mi ricordo che eravamo a Norimberga quando sì, è iniziata la collaborazione, ti ricordo? Sì, Sidemark è un marchio americano molto interessante, molto conosciuto nel settore del tiro, in quanto è nato appunto per le ottiche da tiro a distanza. Militare, diciamo. Settore militare, poi adesso sta entrando prepotentemente con le ottiche da caccia e noi ecco gli stiamo aprendo la porta del mercato italiano. Ma anche gli state dando qualche consiglio su come orientare il prodotto qui in Europa, diciamo le cose come stanno. Sì, indubbiamente diciamo che Sidemark Europa è molto contenta del nostro lavoro. E abbiamo creato un'ottima sinergia tra noi e loro e quindi hanno acquisito anche dei nostri, hanno fatto tesoro di nostri consigli per sviluppare prodotti nuovi in futuro. Tanti altri marchi, ma ne ho in mano uno particolare perché questo è l'anno probabilmente del digitale, del termico, e qui ho PARD. Sì, allora posso dare in esclusiva al nostro amico qui presente una notizia. Fino ad oggi PARD è stato un marchio che non aveva un distributore ufficiale, ma veniva venduto tramite diversi canali. A partire dalla Fiera di Verona siamo diventati distributori esclusivi e pertanto sicuramente faremo un grande lavoro con questo prodotto, perché è un prodotto che ha veramente delle qualità superiori alla media. Intanto la compattezza di questi prodotti che è straordinaria, poi le caratteristiche tecniche sono superlative. Sì, diciamo che la cosa più importante che abbiamo riscontrato in questa fiera che noi riteniamo veramente la numero uno in Italia, quindi ci ha permesso di contattare tante persone, è il giudizio positivo di tanti utilizzatori anche di marchi molto più conosciuti, indubbiamente, che appunto mettendoci dentro l'occhio ci hanno comunque dato un riscontro più che positivo, e questa è la cosa più importante, il viatico che poi ci permette di andare a proporre questo prodotto e questo brand con sempre più forza sul mercato.
e mi permetto di dire con lo stile maremmano, perché è uno stile che vi contraddistingue. Siete delle persone molto tranquille, riflessive, dal punto di vista della professionalità incredibili, perché una delle cose che vi contraddistingue è anche l'aspetto dell'aftermarket, che è una cosa, parliamoci chiaro, incominciando a utilizzare questi strumenti elettronici, che caro Gianfranco, è fondamentale. Sì, indubbiamente. Non si può solo vendere il prodotto, bisogna fare assistenza per essere credibili. Assolutamente, assolutamente, ma io dirò anche di più. Vogliamo essere un'azienda e purtroppo ce ne sono nel mercato che pur di vendere sparano a zero su prodotti concorrenti. Non è il vostro stile. Sì, infatti ci proviamo, ecco, ad essere diversi. Come logicamente ci sono poi tante aziende che si comportano correttamente nel mercato, ma io ritengo che vendere un prodotto che ha qualità non necessita poi di sparare a zero sulla concorrenza, e concorrenza che comunque poi sul mercato è ottima e qualificata. E per quanto riguarda poi il discorso dell'assistenza anche post vendita, riteniamo che sia fondamentale, perché vendere molto talvolta è semplice, ma poi quello che è difficile è dare l'assistenza sul prodotto soprattutto al consumatore finale, quando ha bisogno di informazioni o tecniche, o a maggior ragione quando ha un problema tecnico e quindi ha bisogno di mandare il prodotto in assistenza. Giusto per citarla, perché non la vedo qui all'interno dello stand, Ciruca, che è un marchio calzaturiero spagnolo che voi da anni distribuite in Italia. Lo cito perché basta andare su www.maremmano.it e trovate la vasta gamma di prodotti che chiaramente fanno capo alla vostra azienda. Poi, come dico sempre, sono di una disponibilità sia a Gianfranco che Giancarlo, tuo fratello, che non è presente in questa edizione qui perché è dovuto rimanere giù nella vostra sede di Viterbo, perché 15 giorni fa eravamo a Verona, dopo 15 giorni siamo qui a Bastia Umbria, il lavoro, caro mio, va avanti e bisogna andare incontro anche alle aspettative dei clienti. Per cui contattateli, perché sono di una disponibilità incredibile e di una professionalità veramente al top. Io, caro Gianfranco, ti ringrazio, ti restituisco, hai visto mai che divento cleptomane e me lo porto via. È stato un piacere averti davanti alle nostre telecamere. E presto avremo modo anche di venirvi a visitare in azienda, vi vogliamo far conoscere proprio dal di dentro. Sarete veramente benvenuti. Ti ringrazio, un saluto carissimo.